Buona serata a tutti, ebbene oggi ho grande voglia di farvi video, ma prima di parlare della partita che andrò ad analizzare, voglio fare un giusto momento di cordoglio per un grande del calcio che ci ha lasciato, della dirigenza del calcio che ci ha lasciato. Parliamo del grande Gaucci, la sua epopea al Perugia, soprattutto, e anche in altre società. Gaucci si è spento quest'oggi, cari amici, all'età di 81 anni. Gli ultimi anni li ha trascorsi nella Repubblica Dominicana. Quindi tanti saluti alla famiglia Gaucci e che riposi in pace. Veniamo al vero motivo per cui sono qui. Parliamo del Milan Primavera, che dopo, diciamo, la tegola dell'anno scorso di essere stata retrocessa in Serie A2 Primavera, nel suo, credo, primo anno di Primavera Serie A2, sta andando abbastanza bene, anzi molto bene. Quest'oggi alle 14:30 si è svolta una nuova partita del campionato Milan-Cittadella Under 19, gara finita a punteggio più che tennistico 7-3 per il Milan, 3-2 per i rossoneri nel primo tempo e altri 5 gol nel secondo per 4 del Milan e 1 del Cittadella. Il Milan che, come ho detto, vola a vele spiegatissime verso il ritorno verso la Serie A1 Primavera, su 15 partite a 13 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, 48 gol fatti, 12 subiti, 41 punti e a più 13 dalla seconda che l'Udinese La Spalla a quota 28. Milan che giocherà tra 7 giorni in casa della Cremonese, che è dodicesima, però non ci sono qui retrocessioni perché non c'è diciamo, un attre, tra virgolette, quindi al momento appunto Milan Primavera in testa, 41 punti, le altre tre però per i playoff. No, anche al Milan andrà al playoff, scusate. Allora, le altre tre dei playoff sono Udinese, Spal e Verona. Verona però che ha perso le ultime tre partite, tra cui la trasferta in casa della Spal, la gara interna contro l'Entella per 3-2 e quest'oggi in casa del Pordenone per 2-1. Pordenone che cerca di trovare un posto al sole nei playoff e a 21 punti. Quindi chiudo così ribadendo: innanzitutto ci ha lasciato Gaucci, grande presidente dell'epopea del Perugia. Il Milan Primavera Serie A2 Under 19 ha vinto 7-3 contro il Cittadella. Milan primo a 41 punti, più 13 sulla seconda Udinese. Milan che qui vedo che comunque farà i playoff, ma presumo dovrebbe fare, penso, direttamente alla finale. Bene, grazie a tutti, alla prossima. Con questo video ufficiale è tutto. Quest'altro video l'ho voluto fare per parlare del Milan, ma soprattutto di Gaucci, che è un altro grande del calcio, come è successo circa 7 giorni fa per Kobe Bryant, ci ha lasciato. Grande Gaucci.